Lovers holding hands, making future plans. Strangers stealing glances, maybe a new romance. It's a wonderful day. Birds in the trees, swaying to the breeze. Serenade is with a song, a sweet symphony that floats on by, higher than a dove. I'm through with being lonely, it's you I'm thinking of, and it's a wonderful day for love. It's a wonderful day for love. Just a bit of kindness goes a long way. Annie? Lui? Io, sì. Steffi? Sì. Mi piace io? Sì, otte. Anche il pizzù? Otte. Qual è la tua pizza preferita? A me ci sa. Salame e salsiccia? Salame, salsiccia? Prosciutto? No. No. Solo salame e salsiccia? Sì. Dai, picco. Ma quest'anno lo vincete il campionato o no? Sì, vinto. Già vinto? Sì. Speriamo, dai. Noi si vince sempre, vero? E poi coppa. Anche la coppa si vince, sì. Allora, ragazzi, partitella con le mani. Sì! Grande! No! Partitella con le mani. Via gialli, ragazzi. Mangani, possiamo fare non soltanto in un modo. Usando che cosa? La testa. Che bello! Passare, però come si fa gol? La testa. Grande Fabri! Con il cervello. Pronti? Attenti! Sì. Pietro Pio! Vai Franci, dai! Ande Franci! Buono! Andiamo! Passiamoci la palla! È nata da una scommessa. Bene. Noi come associazione cerchiamo un po' di andare incontro ai bisogni dei ragazzi che sono persone adulte e quindi hanno bisogno di, una, di, come dire, di trovare una loro collocazione all'interno della nostra comunità, e in questo gruppo c'erano delle persone che hanno da sempre desiderato di giocare a calcio e non avevano mai avuto l'opportunità. Ma non dico di fare la partitella, ma nemmeno di entrare in un campo di calcio. Per cui pensate, uno che da 40 anni cerca, no, di, cioè, questa aspirazione in un mondo dove i campi da calcio ci sono da tutte le parti, qualche tipo di, anche, sì, di frustrazione. L'incontro tra il comune di San Casciano in Val di Pesa, Sabrina Mangani dell'Associazione per Crescere Insieme e me e Pippo, il mio principale compagno di questa splendida avventura. Insieme all'Associazione per Crescere Insieme, all'educatrice del comune di San Casciano, Laura Dainelli, cercavamo un'attività da proporre ai ragazzi dell'associazione e, provenendo dal mondo del calcio, è venuto spontaneo provare a costituire una squadra. Inizialmente non dovevo essere io l'allenatore, poi mi è stato proposto e mi ci sono un po' ritrovato. Inizialmente questo progetto doveva durare soltanto 3 mesi e poi invece alla fine sono già 7 anni. Tre giri di campo. Poi il gruppo esisteva, ma era un gruppo un po' sconnesso, no? Usiamo questa definizione. Direi che la cosa più importante veramente che siamo riusciti a creare, no, con questo progetto di Sport Insieme è stata la coesione di gruppo proprio. La coesione di gruppo tra i volontari anche e tutti i ragazzi, insomma, che si sono poi susseguiti e sono rimasti fin dall'inizio, perché comunque anche i volontari negli anni sono cambiati, no? Tanti sono tuttora presenti, tanti sono cambiati, come dicevo. Ho visto un gruppo nascere e crescere. Quindi ti direi proprio semplicemente, ho visto la reazione di un gruppo, che penso non sia una cosa assolutamente banale, anzi, soprattutto quando vai a ragionare, insomma, di determinate sfaccettature della vita,
riuscire a creare un gruppo e a mantenerlo soprattutto per tanto tempo penso sia la cosa più, più bella e anche più difficile. Pietro Pio e Eric Mista Blu. Una sfida da dirigente di una squadra di calcio e magari mi ero posto era quella di creare davvero un ambiente, un posto, una squadra in cui tutti si sentissero accolti e dove ognuno riuscisse ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Quindi un posto anche sotto certi aspetti magari protetto, dove però non manca la battuta, lo scherzo. Pizzu! Pizzu! Siamo contro! Non sempre tutte le realtà sportive sono in grado di accogliere ragazzi con esigenze particolari come magari siamo riusciti a fare tramite Sport Insieme, perché soprattutto in età giovanile non è facile includere ragazzi con disabilità all'interno di squadre magari già strutturate, ma penso anche alla scuola calcio, al settore giovanile, insomma non è scontato che un ragazzo possa sentirsi incluso all'interno di una squadra, possa sentirsi realizzato ogni volta che scende in campo. Far confrontare i nostri ragazzi con persone che questo mondo non avevano proprio mai visto, mai affrontato, a me mette un po' di ansia, devo dire la verità. E invece si sta sviluppando con una naturalezza tale che veramente fa bene all'anima, fa bene ai ragazzi. E è bello perché poi dal campo viene fuori lo spogliatoio, dallo spogliatoio viene fuori la scena, dalla scena viene fuori la relazione, l'incontro per strada. E, insomma, penso sia un bel punto per me di partenza, neanche d'arrivo. Venendo dal mondo di quello che era il Paralimpico, io penso di essere stato l'unico che all'inizio aveva veramente chiara l'idea di cosa volesse dire uno sport fatto da persone con una disabilità fisico-intellettiva che siano. Ero a conoscenza di quella che sarebbe stata la fatica e la sfida che avremmo dovuto affrontare. 20 secondi da quando hai battuto, se no se ne aggiunge 5. Fabrizio penso che non so come lo definiscono, il brontolone per eccellenza. Credo che in questo campionato sia l'unica persona ammonita per proteste, quindi immaginatevi un po'. Per lui è stato un percorso molto molto importante, è una di quelle persone che desideravano proprio il calcio e non avevano avuto l'opportunità. Ma non avevano neanche mai avuto l'opportunità di condividere un'esperienza di gruppo. Quindi è stato molto faticoso l'inserimento di Fabrizio. Devo dire che ci sono stati dei momenti anche un po' complessi da affrontare e mi aspettavo come familiare che, come era successo in altre occasioni, questi momenti, come dire, si concludessero un'esperienza. E invece questo gruppo ha saputo affrontare un po' la problematica, diciamo, Fabrizio, e insieme hanno lavorato per costruire dei percorsi che permettessero a Fabrizio di stare meglio nella squadra, ma anche di condividere con gli altri le proprie responsabilità e acquisire un po' di competenze relazionali. Per lui questa esperienza è un'esperienza, non voglio dire parole grosse, però è un'esperienza di vita. Il calcio ce l'ha sempre nel cuore, la divisa è importante, il gruppo dei ragazzi è fondamentale, lo spogliatoio ancora di più, e quindi credo che è arrivata un po' tardi questa esperienza, in età adulta, ma credo che possa
essere un po' una apripista, no? Per le nuove generazioni, questa esperienza. L'importante è usare, quando si gioca? Il cervello! Bravo! Senza la giacca non si gioca! Dai il cuore, la si vince il campionato? Senza per vincere! Si vince divertendoci, no? Con gli altri ragazzi. Per la squadra. Grande fatto. Anche te! Anche per me, grazie. Adesso va a mangiare la pizza, eh? Oh. Oh, bravissimo. Stasera, come spesso facciamo, si fa una cena di squadra e andiamo tutti a mangiare la pizza. Sono tutti molto ghiotti di pizza. Sono riuscita a instaurare un rapporto straordinario fra i ragazzi, veramente sì. Sono stati, cioè sono è stati. Un gruppo che lavora benissimo, veramente siamo soddisfatti e felici che lui faccia parte di questa squadra. Questo è un pacchettino, devi riportare ai tuoi amici, di deodorante c'è, bene, poi che manca allora? Sì. Ma vai a prenderlo, va? Sì. Cos'è l'ultima di campionato? Quindi se vincano o pareggiano hanno vinto il campionato. Ok? Modulo di sempre 2, 3, 1 centro campo centrale, il nostro maghetto Andrei. Grande Andrei. A destra mi parte Eric, ok? A sinistra Livio. E ad attacco Bomber Salvatore. Si riesce a vincere le partite soltanto se effettivamente ci divertiamo, se prendiamo la borsa il martedì e veniamo volentieri agli allenamenti. E quindi grazie a tutti voi, anche a chi si è aggiunta a stagione in corsa, perché ognuno di voi ha dato il suo contributo fondamentale per questa squadra. Andiamo su e iniziamo a vincere!
looked into the sky. It filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Bravi, bravi, bravissimi, stiamo andando forte. L'unica cosa che ti chiedo, tanto, cioè, ci sta il pieno controllo della partita. Cerchiamo di non essere troppo egoisti quando si arriva negli ultimi metri. E anzi, proviamo a far segnare chi quest'anno ha segnato un po' meno. Stefano, Manga, Luchino. Cold nights with your head in mind, all wrapped up warm sitting by the fire. This life is the best living while I'm free, with you there right next to me. Sport insieme è una sfida, sport insieme è una realtà, sport insieme è gioia, ma tante cose messe insieme. È anche una realtà delicata che va curata, va sostenuta, ma che contemporaneamente è una realtà che trascina. La prima motivazione che ci spinge a prendere la borsa, a venire qua tutti i martedì, è quello di passare un'ora in spensieratezza con le persone a cui ormai ci siamo affezionati, a cui vogliamo un gran bene e divertirci. Per me Sport Insieme è proprio un grande bel gruppo, un gruppo d'amici, un gruppo, è una squadra, è una vera squadra. Lovers holding hands, making future plans, strangers stealing glances, maybe a new romance. It's a wonderful day. Birds in the trees, sway into the breeze. Serenade us with a song, a sweet symphony that floats on by, higher than a dove. I'm through with being lonely. It's you I'm thinking of, and it's a wonder.